Sera. Ecco qua. Tu non pensi che noi riusciremo a dire qualcosa di sensato? Emozione in questo Canta Napoli, siete stati fantastici, devo dire. Vabbè, per me ogni sera è come la prima volta, perché è uno spettacolo che mi prende molto. Poi ci sono delle scene anche importanti, la guerra, Filomena Marturano, insomma, quindi tutte le sere è sempre, è sempre come la prima volta. Ed ogni sera è sempre più brava. Parla! Oh, parla ancora! Il tenore che canta solo. E ogni tanto parlo pure, sì. Però solo per fare complimenti a Joe. Non lascia dichiarazioni, giuro, si chiude dentro, prima è arrivata Rai 2 e non si è fatto intervistare, giuro, è la verità, ha detto no, io non la rilascio. Ma perché sei timido? Abbiamo battuto Rai 2. Cambiato a razzo, è stato rapidissimo nel cambiarsi. Perché io non ho chiari i tempi per tornare, perché io non sono di Roma, quindi vivo a Salerno, quindi mi devo ancora un attimino orientare per gli orari, quindi faccio di fretta per non trovarmi in ritardo, giustamente. È un cafone. Nunzio, allora. Io invece pronto sempre, vestito, già attaccato alla porta quando arrivano i giornalisti, io dormo così, la mattina esco e sono già vestito da popolano, eccomi qua, pronto per Canta Napoli, è sempre una grande emozione Canta Napoli, siamo in scena da quasi 3 anni, la regia è di Enzo Sanni, siamo sempre noi, le coreografie di Stefano Vagnoli, Gio Di Sarno, Alessandro Fortunato, Nunzio Milo, sempre un'emozione andare in scena, anche perché comunque Canta Napoli è uno spettacolo che bisogna consigliare alle famiglie, perché fa bene, porta allegria, portare anche i bambini, perché ha una storia che è importante, è la storia comunque della Napoli del Novecento, dove si ha la possibilità comunque di poter dire a un bambino che c'è stata una prima guerra mondiale, ci sono stati dei popoli come gli italiani che sono sbarcati per andare in altri paesi, quindi c'è la scena degli emigranti, c'è la scena della prima guerra mondiale, il soldato, Gio Di Sarno a lettera, poi il monologo di Filomena Marturano, ma basta, non voglio dire più niente, sennò poi no, dopo non venite a vedere lo spettacolo, comunque è bellissimo, divertente. Molto divertente, devo dire. Sì. Quale delle tante parti che hai vissuto questa sera ti ha preso di più l'anima? Beh, sicuramente Filomena Marturano è un monologo talmente importante
che tratta un tema così particolare, che sono legatissima a Edoardo Tutto, però sicuramente lì mi hanno fatto un grande regalo affidandomi questa parte, e anche poi successivamente la Tammurriata che arriva dopo. Però poi insomma non c'è anche la Sciantosa, no? Che all'inizio non avrei, pensa che ero stata chiamata solo per fare la Sciantosa in questo spettacolo, pensa come cambiano poi le cose. E cioè ogni pezzettino ha il suo perché, non... certo Filomena è... dove mi esprimo, senti poi che bel silenzio che si crea in sala, no? Si passa dalla confusione degli applausi alla gente che balla, e poi sento questo su perché la gente in realtà la conosce, no? E quando vai a fare una cosa poi nota, c'è il pro e il contro, che non ti puoi sbagliare la prima. E però la soddisfazione è che siamo in un'altra città che Roma, non è Napoli, però c'è gente che viene a vedere, anche non napoletani, che la ricordano, questo mi fa piacere, ormai la sento proprio mia, insomma. Che un'alternanza di emozioni, no? Cioè c'è il momento in cui ci rilassiamo un attimo e poi il momento in cui riprende tutta questa grande vivacità. Ti piace di più fare quello accorato, appassionato, o quello che gioca, scherza, ride, balla, salta? Mi piace di più, non lo so, mi piacciono uguali. Sì, forse io sono un pochettino più drammatico, un po' melodrammatico. Infatti penso di dare il meglio di me, correggetemi se sbaglio, quando canto Caruso. Poi non lo so, però mi diverto anche a fare Mare Chiare, sì, Luna Rossa. Devo dire che tra i due quello un po' più matto è lui. Sì, sono quello lì, il jolly della situazione. A tratti divento serioso, romantico, come nell'apertura del secondo atto con Voce Notte. E poi e fa una brutta fine, perché poi lui dopo mi uccide. Perché la scena che si viene a verificare è proprio che io a un certo punto gli porto via la donna, lui farà poi dopo guapparia, e poi in scena mi uccide, lui tutte le sere mi uccide, tutte le sere. Comunque sì, siamo ben amalgamati, siamo tre personalità differenti, e il pubblico per questo ama Cantanapoli, anche perché è supportato da un grande corpo di ballo, balletti eccezionali. Comunque venitelo a vedere. E i costumi, scusa se volevo ribadire, i costumi sono 180 costumi di Giuseppe Tramontano, insomma una grande sartoria sorrentina, insomma tradizionale, ha vestito insomma i più grandi. E quindi sono stati curati nei minimi particolari, tutti le gonne, non so se tu hai notato. Certo che ho notato. Ho notato anche gli stivaletti, che sono stupendi. No, scusate, sono meravigliosi. Eccoli qua. C'è anche dell'altro che insomma, ecco, beatevi di questa vista, poi venite al Salone Margherita. 42 di piede, insomma, chissà. Sì, tutti a guardare i piedi, Gio, guarda. E poi c'è un altro punto importante per me in questo spettacolo, ed è dove, quando canto Viente Mare, una canzone che ho scritto io, ed è l'unica canzone inedita in uno spettacolo totalmente evergreen, no? Niente, niente da spazio e casa, che asciutte la prima, niente frigo, niente cambia.
magari invitiamo anche il direttore, che dici? Il direttore Francesco Storace ci ha dato una piccola buca, un bucone. Però... Come, lo aspettavo. Cioè, tre posti vuoti gli avevamo lasciato. Io l'aspettavo anche perché ho avuto il piacere qualche anno fa di incontrarlo, di cantare per lui. Mamma, perché non sei venuto? È una vita che lui dice, io ho una fotografia, ho una fotografia. C'è una foto. Manna, vabbè, sarà per la prossima, comunque l'aspettiamo. Ma tanto voi qui ci siete tutti lunedì e martedì? Sì. Fino al... Allora, dovremmo stare fino a metà gennaio, però si vocifera forse fino a fine marzo. Quindi... Comunque, direttore Storace, è un invito ufficiale dalle tue telecamere, che ti proviene dal camerino di Gio Di Sarno, e voglio dire, hai altri lunedì e altri martedì per venire al Salone Margherita, altrimenti questa volta non te la perdoniamo. Se viene, voi venite a documentare che è venuto. Ovvio. Vi aspettiamo, eh. D'accordo, torneremo a trovarvi con il direttore. Promesso, lo prenderò per forza, lo trascinerò via dalla redazione, dal partito, perché lui si divide un po' tra l'una e l'altra cosa. Anche perché questo era nato come una scommessa, se lui veniva qui noi saremmo andati il 9 al... Lui l'ha definito ricatto artistico, questa... Baratto artistico. Baratto artistico, però devo dire che la sua redazione, un pezzo della sua redazione sta qua e mi sa che il 9 ci dovete venire a trovare, dai. E un pezzo andrà? Un pezzo andrà, ecco. Questo spettacolo non stanca, arricchisce molto, sì. Mi è piaciuto veramente, sì.